Allora, rieccoci, pronti per il nostro approfondimento che in qualche modo si collega alla guerra, da cui abbiamo le ultimissime, un'ansa flash, separatisti filorussi preso il porto di Mariupol, perché insomma la battaglia, come sapete, si è allargata ed è si è intensificata più che allargata anche nel Donbass. Intanto colloqui a Mosca tra Putin e Nehammer, Vienna gli dirà che ha perso la guerra, continua a essere tragico il conto delle vittime, si parla di decine di migliaia di morti. L'esercito di Kiev dichiara pronti alla battaglia finale. Pronto anche a un confronto importante, quello di Mario Draghi, che si trova in Algeria per diminuire, come detto, insomma, la dipendenza dell'Italia dal gas russo. E questo è un po' riportato da ogni media. Draghi si trova in Algeria assieme al ministro degli esteri Di Maio e anche in presenza di Cingolani e alla Didieni Descalzi per chiudere il primo di una lunga serie di accordi sull'energia e riuscire a liberarsi appunto più liberamente possibile del gas di Mosca. Un'intesa che mira a sostituire fino a un terzo del metano russo. Ripartiamo da qui con l'aiuto di Gianfranco Fabi in collegamento con noi, editorialista economico. Gianfranco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie mille per avermi invitato. Allora, sostituire il gas russo, o meglio, cominciare a essere meno dipendenti da questa risorsa così importante per l'Italia, per tutti. L'Italia ne importa un bel po' di più assieme alla Germania rispetto ad altri paesi. Dunque, il viaggio in Algeria, l'accordo verrà siglato, ufficializzato a breve, è il primo passo di una nuova era, se vogliamo. Beh, sicuramente è un cambio di passo rispetto a quanto si era fatto finora, è un cambio di passo perché le esigenze lo impongono le prospettive di dover rinunciare al gas russo con cui, come hai detto bene, dipendiamo per il 40 e il 50% dei nostri consumi di gas. Ed era, diciamo, in questa nuova prospettiva di cercare di limitare la dipendenza dal gas russo la mossa più facile. Perché era più facile? Perché siamo già collegati con l'Algeria con un gasdotto, il gas si acquista attraverso i gasdotti, il gasdotto Transmed che attraversa il Mediterraneo, un gasdotto peraltro abbastanza breve, un gasdotto che peraltro è utilizzato solo in parte, solo per 2/3 della sua capacità e quindi con alcuni accorgimenti tecnici potrebbe aumentare la sua portata e quindi consentire un maggiore afflusso di gas dall'Algeria all'Italia. Peraltro l'Algeria è uno dei paesi che ha le più grandi risorse di gas nel suo sottosuolo e quindi non ha problemi ad aumentare la fornitura all'Italia. I problemi sono unicamente tecnici. Fino a qualche tempo fa erano problemi politici perché l'Italia aveva qualche titubanza a trattare con il governo algerino che è un governo che certamente non tanto democratico, un governo alleato con la Russia e lo è ancora, tra l'altro non ha votato insieme agli altri paesi contro la Russia, ma si è astenuto alle Nazioni Unite, però in questo caso business is business e quindi fa comodo anche all'Algeria aumentare la sua produzione e i rapporti con l'Italia sono comunque abbastanza cordiali, come dimostra la visita di oggi. Quindi diciamo che questo passo è il passo in fondo più facile per arrivare ad aumentare la diversificazione delle fonti energetiche. Gli altri passi sono più complessi perché certamente ci possono essere importazioni di gas dal Qatar piuttosto che dagli Stati Uniti, ma necessitano di navi che portano il gas liquefatto che poi attraverso i rigassificatori viene introdotto nella rete nazionale. Però noi di rigassificatori ne abbiamo solo tre. In tutta Italia e i progetti per costruirne di nuovi sono stati a lungo osteggiati e bloccati e quindi su questo fronte i tempi non possono essere che lunghi, alcuni anni prima di mettere in funzione nuovi rigassificatori e quindi diversificare attraverso l'importazione di gas liquefatto da altri paesi. Quindi questo primo passo con l'Algeria è un passo importante perché appunto riduce di un terzo la dipendenza dalla Russia. Però non è certamente il passo decisivo, determinante. Ci sono altri passi da fare, per esempio quello di sfruttare meglio
le risorse interne. L'Italia non ha molto gas nel suo sottosuolo, però quello che ha bisognerebbe sfruttarlo, e invece su questo fronte negli ultimi anni si è sempre più ridotta l'estrazione di gas, nonostante che le risorse ci siano. Per politiche ambientali, per resistenza da parte degli enti locali, per una serie di decisioni che hanno di fatto impedito una politica energetica di sviluppare la fonte interna del gas. Gas, e lo potremmo dire la stessa cosa anche del petrolio, insomma sappiamo che detto così è poco tecnico, ma per semplificare molto, sotto la Basilicata è pieno di petrolio, pieno poi anche lì, insomma non ai livelli di Russia o Stati Uniti, ma c'è un giacimento che si potrebbe sfruttare meglio, e anche in questi casi i motivi per cui non vengono sfruttate queste risorse sono quelle che ha detto Gianfranco, politiche ambientali e non soltanto. Mi domando, e forse ti chiedo, se secondo te ci stiamo domandando a livello di Italia, di governo, se anche quelle strutture che tendono al green e che al momento effettivamente sono anche, vengono percepite, ma perché lo sono, più costose, e quindi in una situazione di guerra è uno dei motivi per cui si sta ritornando a parlare di carbone, però il famoso eolico, la famosa energia solare, che spesso abbiamo visto non riuscire a trovare degli sbocchi immediati proprio anche per politiche non tanto ambientali, ma quasi, mi permetto di dire, estetiche, no? Che la certo. Pala eolica non piace, che i pannelli solari non piacciono. Mi domando se, a fronte di una situazione così tesa, che riguarda una guerra sia militare che economica, riusciremo finalmente a metterle, diciamo, nel cassetto, a mettercele alle spalle, e per quanto sia un progetto molto di lungo periodo e sicuramente costoso, riusciremo a mettere le basi per un'implementazione anche di risorse come quelle che ho citato poco fa, quelle green, eolico, solare, non solo. Sì. Indubbiamente su questo fronte l'Italia va avanti a passo di lumaca, perché ci sono una tale complessità di procedure per realizzare le cosiddette centrali ad energie rinnovabili che di fatto ritardano notevolmente ogni possibilità. E sono procedure non tanto a livello nazionale quanto a livello di concessioni locali. Concessioni locali che sono indispensabili. Sì, indispensabili appunto per installare delle pale eoliche, per costruire dei nuovi impianti idroelettrici, di cui tra l'altro non si parla più. Non dimentichiamo che l'idroelettrico è una fonte basilare, è una delle fonti più pulite che ci siano, però richiede appunto la costruzione di dighe, e gli ambientalisti sono ovviamente contrari alla costruzione di nuove dighe sulle montagne. E su questo fronte la sindrome NIMBY, not in my backyard, non nel mio giardino, la sì. Fa da padrone, cioè ogni amministrazione locale dice: siamo d'accordo nella politica energetica rinnovabile, però fatela da un'altra parte, non nel mio comune, insomma, non nelle mie vicinanze. E quindi le concessioni vengono ritardate di giorno in giorno, di mese in mese, di anno in anno, e su questo fronte quindi i passi, come dicevo, sono stati passi da lumaca, perché appunto non c'è una volontà politica di imporre certe decisioni. Bisognerebbe arrivare, e probabilmente si arriverà, perché ormai la sensazione che i colli di bottiglia siano troppo alti, la sensazione appunto che ci sia necessità di una svolta nella politica energetica è ormai abbastanza diffusa. Peraltro proprio in questo periodo sta per essere attuato appunto il piano di diversificazione energetica varato 3 anni fa dal governo Conte 1, il governo giallo-verde, che impone dei fortissimi limiti alle nuove trivellazioni, che impone dei limiti alle ricerche di nuovi giacimenti di idrocarburi. L'Italia ha molte richieste da parte dell'ENI soprattutto, ma anche di molte società internazionali per cercare nuovi idrocarburi, e se sono queste richieste vuol dire che c'è la provata sensibilità che potrebbero avere buon frutto queste ricerche, però sono tutte ricerche bloccate da questo piano che appunto è stato varato in tempi ormai lontani, 3 anni fa, che però è una legge, e quindi finché non si cambia questa legge le amministrazioni ne approfittano per bloccare appunto i nuovi progetti. Quindi c'è bisogno di una svolta energetica, una svolta
che sia appunto sia nelle relazioni internazionali, e la visita di oggi in Nigeria va in questo fronte, ma anche nelle procedure legislative, nelle procedure burocratico-amministrative, perché c'è bisogno di cambiare passo, c'è bisogno di certamente non di buttare all'aria le politiche ambientali, ma di cercare un equilibrio tra le politiche ambientali e la necessità al momento, che è la cosa più urgente, di affrancarci da questo che è stato chiamato un ricatto della Russia, che può interrompere da un momento all'altro le sue forniture di gas, o che l'Unione Europea può decidere di interromperle, anche se appunto non è facile, non è conveniente per nessuna delle due parti, perché non è semplice chiudere un rubinetto e poi riaprirlo il giorno dopo. Se lo si chiude ci vorranno poi mesi, se non anni, per riaprirlo, perché le complicazioni tecniche sono tali e tante, per cui la politica energetica si sviluppa su tempi medio-lunghi, non solo nel breve termine. Bisogna tener conto di tanti fattori tecnici oltre che di quelli politici. Quindi l'Italia ha di fronte una grossa responsabilità nel cambiare la sua politica energetica, soprattutto sotto il profilo interno e soprattutto avendo presente il breve termine e non tanto il medio-lungo termine, che sicuramente in certi periodi è la misura che deve dettare un po' le decisioni, però adesso siamo in emergenza ed è in emergenza la struttura democratica dell'Europa, che ha bisogno di difendersi di fronte a un'aggressione come quella della Russia. Tornando all'accordo con l'Algeria, ovviamente, come detto, c'è anche Descalzi di Eni, e l'Algeria diventerà nel lungo periodo il nostro primo fornitore di gas, scalzando Mosca, e c'è anche l'idea di allargare la cooperazione con il paese africano ad altri progetti di energia, sfruttando insomma i ricchi giacimenti di cui dispone. L'accordo porterà almeno 9 miliardi di metri cubi in più di gas dall'Algeria, e che potrebbe arrivare anche a 11. Passerà l'Algeria dagli attuali 20 miliardi a oltre 30, sfruttando il gasdotto di cui Gianfranco parlava poco fa, Transmed, che attraversa il Mediterraneo, sbuca sulle coste di Mazara del Vallo in Sicilia, gas che dovrebbe essere disponibile già nel breve periodo, insomma nel prossimo inverno. Ma come dicevo, c'è anche una idea di allargare gli accordi anche in altre zone dell'Africa, in Congo, e qui ci sarà un viaggio in Congo già dopo Pasqua, quindi a partire dalla prossima settimana, Mozambico e Angola, stati che assieme a Nigeria, Qatar, Egitto, Azerbaigian e Indonesia dovranno completare la strategia di diversificazione delle fonti energetiche definita dopo la guerra dall'Italia, e che nel giro di un paio di anni dovrebbe portare il nostro paese ad avere dipendenza zero dalla Russia. Abbiamo dei trascorsi, non dico poco trasparenti, ma che alternano felice, certo. Diciamo, abbiamo un passato felice e anche infelice per quanto riguarda l'Africa. Il passato più recente è quello della Libia. Se andiamo ancora più indietro, è inutile insomma ricordare che si dovrebbe andare anche alla Seconda Guerra Mondiale. Ma al di là della storia, trovare nuovi accordi con così tanti paesi africani, insomma, è una situazione quasi inedita per quanto riguarda la fornitura di una singola risorsa. Come la vedi, insomma, come dobbiamo leggerla questa, diciamo, espansione africana? Ma indubbiamente, come giustamente anticipato, non è una strategia facile, perché i rapporti con alcuni di questi paesi sono particolarmente complessi, la Libia innanzitutto, in cui non si sa bene chi comandi, in cui c'è una situazione politica estremamente fluida, ma anche il Congo, abbiamo avuto l'anno scorso l'assassinio dell'ambasciatore Attanasio, che o certamente in Nigeria, ha complicato per i rapporti, un altro paese, diciamo, anche la Nigeria è un paese molto irrequieto, in cui c'è una forte componente del terrorismo islamico di Boko Haram, e quindi in cui è difficile avere delle garanzie. La Nigeria è uno dei paesi tra i più ricchi di risorse petrolifere. Però, con tutti questi paesi che proprio geograficamente sono abbastanza lontani dall'Italia, si possono avere accordi soprattutto per il petrolio. Il petrolio è una fonte energetica che viaggia molto facilmente, in un certo senso, attraverso le petroliere, e quindi è facile spostarla da un paese all'altro, rifornire i vari paesi, e quindi non è difficile diversificare la necessità che ha l'Italia di acquisire
petrolio. Molto più complesso, come dicevo prima, è il gas che, su cui l'Italia ha puntato molto, ha realizzato anche centrali elettriche. Ecco, non dimentichiamo che il gas non serve solo per scaldare l'acqua dei nostri scaldabagni domestici o per le caldaie domestiche, ma serve anche per produrre elettricità. Gran parte dell'elettricità che viene distribuita in Italia è prodotta attraverso le centrali a termogas, le centrali appunto che hanno il gas come fonte primaria per produrre l'elettricità. Ecco, dicevo, il gas è più complesso, perché per trasportarlo si può trasportare anche dal Mozambico piuttosto che dal Congo, quindi da paesi lontani, ma ha bisogno di navi costruite apposta che immagazzinino il gas liquido, che è il gas liquefatto, che quindi si riduce di volume, e ha bisogno soprattutto di rigassificatori poi quando questo gas viene portato nei luoghi di consumo e di utilizzazione, quindi in Italia. L'Italia, come dicevo, ne ha solo tre, e quelli che si dovrebbero costruire hanno ancora delle concessioni in sospeso. E quindi, appunto, giustamente dicevi, ci vogliono 2-3 anni per pensare, se tutto andrà bene, di poter diversificare con questi paesi le nostre fonti di energia. Però, appunto, a fianco di una politica di emergenza che mira appunto a rimediare nell'immediato, e appunto quella con l'Algeria, una politica di emergenza che dovrebbe far arrivare il gas quando ne avremo bisogno, cioè fino adesso abbiamo delle riserve sufficienti fino all'autunno, ma in autunno comincia poi ad essere freddo e dobbiamo avere contare su ulteriori riserve. Quindi se si riuscirà ad avere questo gas algerino in autunno, certamente alcuni problemi saranno risolti. Gli altri paesi richiederanno tempi più lunghi e richiederanno soprattutto da parte italiana non solo di fare degli accordi politici, quindi di aprire politicamente, e a fare degli accordi politici vuol dire essenzialmente fare uno scambio, cioè chiedere a questi paesi delle forniture energetiche, ma offrire qualcosa, fare investimenti in questi paesi, cercare quindi in qualche modo di dare un compenso reale, e quindi si sostenere anche i regimi di questi paesi che devono fare da intermediari per i nostri compensi. E quindi la problematica è una problematica abbastanza vasta, che va dal profilo politico al profilo tecnico e operativo. Quindi è giusto, mi sembra, e va sottolineato il fatto che l'Italia giochi su molti fronti, deve giocare su molti fronti, anche perché appunto in questa situazione si è rivelata come diciamo molto pericoloso il fatto di avere un fornitore sopra gli altri. Questo fornitore soprattutto è la Russia, che fino a qualche tempo fa veniva considerata affidabile, veniva considerata un'amica dell'Italia, uno stato che, con cui potevi fare affari e insieme avere dei rapporti politici aperti. Ma la situazione degli ultimi 2 mesi è profondamente cambiata, un po' a sorpresa sicuramente, che ha preso un po' in contropiede le stesse decisioni politiche, e molti politici hanno dovuto fare retromarcia clamorosa rispetto alle loro dichiarazioni di un tempo, dichiarazioni e opposizioni sicuramente comprensibili, perché fino al 24 febbraio la Russia sembrava poter essere un paese affidabile. Poi le carte sul tavolo di gioco sono completamente cambiate, e di questo bisogna tener conto. Ecco, l'Italia a questo punto ha l'obbligo di diversificare al massimo le proprie fonti di energia se vuole continuare a garantire una certa qualità di vita ai propri cittadini, ma anche a garantire alle imprese la possibilità di avere l'energia necessaria per produrre, per realizzare quello che le imprese fanno, e soprattutto anche tenendo conto che i costi di questa energia hanno subito negli ultimi tempi dei rialzi colossali. Bisogna che cercare di frenare questi costi, di riportare alla ragione in fondo le quotazioni dei beni energetici, perché se no tutta l'economia ne risente, e indubbiamente parlare di possibile recessione di fronte al forte aumento dei prezzi energetici non è solo un'ipotesi, purtroppo. Veniamo allora, Gianfranco, alla seconda parte del titolo che forse avrai letto anche tu. Insomma, la Russia attacca Di Maio. L'ho messo tra virgolette perché in realtà è stato uno scambio, diciamo, in altri casi, in situazioni magari anche meno drammatiche, verrebbe da dire, no, che le parole sono importanti, come ricordano anche in alcuni film, in alcune commedie italiane. Ma tornando alla notizia, Di Maio, che ha accompagnato Draghi, ha detto: siamo pronti a chiudere
chiudere un accordo con paesi che si sono detti disponibili ad aumentare le forniture energetiche all'Italia e che renderanno l'Italia un paese più indipendente dai ricatti. E a queste parole la portavoce del ministero, scusate, degli esteri russo, Maria Zakharova o Zakharova, ha risposto così: Di Maio ha fatto confusione, come sempre. Non è la Russia che ricatta l'UE con le forniture di gas, è l'UE, l'Europa, che ricatta la Russia con sanzioni e minacce di nuove restrizioni, rafforzando le forze armate dei suoi paesi lungo il perimetro dei confini russi e fornendo armi di ogni tipo all'Ucraina. Controreplica del portavoce di Di Maio, Giuseppe Marici: il vero e unico ricatto è chiedere il pagamento in rubli in contratti di gas già in corso, e quella russa è chiaramente una richiesta inaccettabile. L'Italia, per evitare di affrontare eventuali crisi derivanti da queste condizioni irricevibili, sta agendo per diversificare le fonti di approvvigionamento. Gianfranco, non ti chiedo di dare valutazioni eccessivamente politiche, però diciamo che eravamo abituati a diverse gaffe magari da parte dell'attuale ministro degli esteri, e ricevere una risposta così comunque forte da parte del ministero degli esteri russo, che è molto potente, insomma, fa riferimento a Lavrov. In questo caso come giudichi, come si è comportato secondo te? E un giudizio, insomma, su questo scambio, questo botta e risposta a cui di solito siamo abituati a vedere tra magari Zelensky e Putin nei loro confronti a distanza. Questo è un battibecco invece tra ministri degli esteri. Beh sì, è un battibecco che peraltro in fondo è abbastanza limitato, perché dire che, come ha risposto Di Maio, che l'unico ricatto è quello del cambiare le carte in tavola imponendo il pagamento del gas in rubli. Ora, a me sembra sinceramente una cosa abbastanza limitata, anche perché si è spiegato poi nei giorni scorsi che si tratta di una manovra squisitamente monetaria. Sì, la Russia ha chiesto il pagamento in rubli, però ha detto anche: voi pagate in valuta estera, in euro o in dollari, alla Gazprom Bank. La Gazprom Bank poi acquisterà i rubli e pagherà i produttori in rubli. Quindi è una manovra un po' per sostenere il rublo, che si era svalutato molto, in maniera molto forte agli inizi della guerra. Infatti questa manovra ha riportato il rublo ai livelli precedenti. Quindi non è la cosa, secondo me, la cosa principale il pagare in rubli piuttosto che in valuta estera. Questa è una manovra monetaria. La cosa principale è che la Russia manda in Ucraina le sue bombe, i suoi missili, le sue distruzioni. E quindi è questo in fondo che va contestato e contro cui l'Italia si muove con tutti i mezzi per cercare di fare pressione sulla Russia, che sta in fondo ricattando l'Occidente, perché sta compiendo degli atti che sono non solo dei crimini di guerra, ma anche una violazione palese del diritto internazionale e degli stessi accordi che la stessa Russia ha firmato. Non dimentichiamo che nel 94 la Russia ha ottenuto la restituzione delle armi nucleari dall'Ucraina, garantendo l'integrità territoriale dell'Ucraina, e quindi è un accordo che la Russia ha firmato, e quindi quello che sta facendo in questo periodo è una violazione degli accordi internazionali, oltre che, come dicevo, dei crimini di guerra. E quindi ricordare questo, secondo me, sarebbe stata la cosa principale in uno scambio tra ministeri degli esteri, e non fermarsi a una questione in fondo di metodo, una questione in fondo di politica monetaria. La Russia, peraltro, continua a fornire il gas ai paesi europei, anche perché sarebbe molto pesante, sia sotto un profilo economico sia sotto un profilo tecnico, chiudere i rubinetti verso l'Europa. E quindi, non dimentichiamolo, continua a fornire questo gas ai paesi europei, nonostante che ci sia una situazione di conflitto in Ucraina, conflitto armato, e con i paesi europei un conflitto politico, perché tutti i paesi europei hanno condannato l'invasione dell'Ucraina. Quindi è questo il punto su cui non bisogna dare per scontato che un paese come l'Italia richiami appunto i doveri della Russia di rispettare i diritti umani e di rispettare il diritto internazionale. Ecco, secondo me, appunto, forse mi sbaglierò, ma questa diatriba sul rublo, e nel comunicato del Ministero
degli esteri italiano c'è, che il vero ricatto è solo quello, mi sembra una cosa molto parziale, molto limitata. Purtroppo la storia di questi giorni è fatta di ricatti molto più grossi, è fatta di vittime, è fatta di bombardamenti. E questo che forse non va dimenticato, e che sta dietro poi anche al confronto economico, un confronto economico che indubbiamente va fatto, però bisogna appunto che le sanzioni occidentali siano sanzioni che pesino, che facciano sentire alla Russia tutto il peso della volontà occidentale di far prevalere lo Stato di diritto, sulla logica della violenza, della forza e dell'occupazione. Ecco, quindi su questo fronte forse, secondo me, ma è un mio modesto parere, un diverso atteggiamento da parte del Ministero degli Esteri italiano sarebbe stato utile, richiamando non tanto delle formalità quanto la sostanza del problema, cioè l'aggressione russa all'Ucraina. Grazie davvero Gianfranco Fabi, alla prossima Gianfranco, e buona serata. Grazie, altrettanto a voi.